Ciao a tutti, sono Michele Papadia e oggi ci troviamo davanti a uno strumento nuovo, almeno per quanto riguarda i miei video, e sto parlando dell'organo Hammond, diciamo in questa sede di un clone di Hammond. Vorrei parlarvi un pochino in generale di come funziona, darvi un paio di dritte per cominciare a suonarlo. Allora, l'organo Hammond innanzitutto nasce come sostituto di un organo a canne di una chiesa per situazioni, diciamo, più intime che potevano essere magari l'uso a casa oppure in chiese, soprattutto battiste, pentecostali, chiese più piccole che non potevano permettersi di acquistare un vero organo pipe organ, organo a canne. Nasce come sostituto, ma poi veramente diventa uno strumento veramente con una grande, grande, grande personalità e con una tavolozza timbrica incredibile, con una grande varietà di suoni, di dinamica e anche di applicazione nei vari generi musicali, soprattutto legati alla musica nera e non solo. Allora, in generale su Hammond troviamo quattro serie di drawbars, che sono queste levette che troviamo qui. Ogni serie di drawbars contiene nove drawbars. Le prime due serie di drawbars comandano il manuale superiore, quindi possiamo selezionare o l'uno o l'altra. Le seconde due serie di drawbars comandano il manuale inferiore. Soltanto la seconda serie di drawbars del manuale superiore contiene anche, diciamo, la funzione della percussione, mentre invece le altre no, c'è cioè un suono più percussivo aggiunto, valorizzato da una percussione. Allora, andiamo ad analizzare una serie di drawbars e capiamo che cosa rappresentano queste levette. In realtà sostituiscono quelle che sono le canne di un organo. Le canne di un organo si va per addizione di armoniche. In particolare, se prendiamo la prima drawbars chiara, bianca o color panna, color crema, questa è effettivamente la nota reale. Quindi, se levo tutto quanto, se chiudo tutte quante le drawbars, non si sente niente. Se incomincio a tirar fuori e quindi aumento il volume di questa drawbars, della terza a partire da sinistra, questa effettivamente è la nota reale. Sto suonando un sol e questo è veramente il sol nota reale, con l'altezza giusta. La prima drawbars da sinistra, scura, rappresenta l'ottava bassa. Quindi andiamo a aggiungere l'armonica dell'ottava bassa. La seconda drawbars, sempre scura, aggiunge la quinta superiore alla nota reale. Infatti queste sono le due. Poi le successive drawbars chiare aumentano sempre un'ottava sopra la nota reale, quindi la successiva, qui sarebbe la quinta drawbars, la successiva drawbars scura, aggiunge una quinta alla drawbars chiara precedente. Quindi, se questa è la drawbars chiara in questione, che sarebbe la seconda, che in realtà è un'ottava sopra la nota reale, la drawbars scura successiva aggiunge una quinta. Poi abbiamo una ottava sopra e poi abbiamo terza, quinta e l'ottava successiva. Tutte le drawbars insieme rappresentano il classico suono full organ, ok? Quando che corrisponde nell'organo a canne al ripieno, cioè tutte le, diciamo, i registri aperti. Noi invece cominciamo
così, così per approcciarsi all'organo, tirando fuori la prima e la terza drawbars. La terza drawbars sarebbe la nota reale, la prima sarebbe l'ottava sotto. Quindi già così abbiamo un suono carino per accompagnare. Aggiungendo la seconda drawbars andiamo a dare corpo al suono, quindi possiamo aggiungerne quante ne vogliamo, a seconda del suono che vogliamo ottenere. Quindi il suono diventa un po' più power. Ma anche questo è un buon suono per accompagnare. Se vogliamo tirare fuori un po' il suono, abbiamo per esempio un ambiente molto asciutto, oppure all'interno di una band il suono non viene fuori bene perché ci sono tanti strumenti, allora noi cominciamo ad agire sulle drawbars, le drawbars chiare, per esempio l'ultima, così facciamo uscire un po' il suono nelle sue frequenze più alte. Oppure anche la penultima chiara, così diciamo che. Il suono sarà un po' più brillante e verrà un po' più fuori. Ecco, noi questo procedimento lo possiamo seguire per tirare fuori il suono aggiungendo anche altre drawbars superiori, quindi fino ad arrivare al full organ, se vogliamo proprio farlo uscire per bene. Ora, l'organo possiede anche delle percussioni e queste sono comandate semplicemente da questa serie di drawbars. Cioè, se azioniamo questa serie di drawbars, possiamo avere anche il suono percussivo. Ora lo levo e questo è un suono senza percussione. Vado ad aggiungere la percussione. Ecco, questa percussione è veramente tipica dell'Hammond. Addirittura nasce come un difetto, ma poi viene addirittura enfatizzata perché diventa veramente un carattere, un elemento proprio distintivo dell'Hammond. Esiste un altro tipo di percussione. Allora, questa che stiamo ascoltando è la percussione proprio classica alla Jimmy Smith, che è veramente un organista di riferimento per molti inorganisti. Come diciamo, opzione abbiamo la percussione seconda, che sarebbe questa. Quindi c'è il suono un po' più, diciamo, più nasale. Percussione terza, percussione seconda. Questa percussione è molto usata da un organista che io adoro, con cui ho avuto il piacere e l'onore anche di suonare e di registrare anche un paio di dischi, che è il grande Brian Auger. Lui usava molto questa percussione seconda, usa tuttora, aggiungendo, ora sto suonando praticamente con le prime tre drawbars aperte, aggiungo la quarta drawbars, quindi sarebbe 8-8-8-8, che sarebbe il volume delle drawbars, quindi tutte le drawbars aperte, con il suono della percussione seconda. Quindi questo è il suono proprio alla Brian Auger. Brian Auger, che è stato veramente un pioniere del jazz funk, che vi consiglio appunto di andare ad ascoltare. Allora, quindi diciamo abbiamo questi due tipi di percussione. La percussione classica abbiamo detto che è la terza, e le drawbars, nell'eccezione classica dei soli, è prima, seconda e terza tutte aperte. Se vogliamo, possiamo dare anche un tocco di un po' di quarta e di quinta per dare un po' di power, insomma. Ora vi faccio vedere un accompagnamento tipico della tradizione organistica che ricalca un brano famoso di Jimmy Smith che si chiama The Cat. Thank you.
Allora, come vedete, sto suonando con entrambi i manuali. Sto suonando i bassi col manuale inferiore e con la mano destra suono il manuale superiore che ha anche la percussione. E se voglio dare una ghost note, infatti ho fatto una cosa del genere. Ok, mi do una ghost note come, diciamo, per mantenermi meglio in equilibrio con il groove. Proprio col palmo della mano. Ok, il brano in questione si chiama The Cat e la melodia fa più o meno così. Ok, chiaramente come nella tradizione della black music, soprattutto nell'organo, si usano molte acciaccature. Anche per esempio, vi ho parlato nel primo video del second line e del funk, l'accompagnamento funk, quindi anche con l'organo è proprio, si usa molto questo tipo di groove. Un'altra cosa è tenere delle note in comune, soprattutto l'ottava sopra, con cui si può tenere un suono molto, diciamo, legato, e possiamo fare delle altre note sotto. Possiamo anche aggiungere drawbars. Ora ho aggiunto la quinta. E quindi vi sto dando un po' di spunti. Allora, fondamentale nell'Hammond, già che diciamo un organo, un Hammond non ha dinamica, non è che schiacci più forte e c'è più volume come il pianoforte. Il volume è identico come nella tradizione organistica. Quindi come facciamo il volume, come creiamo le dinamiche dell'Hammond? Con il pedale d'espressione. Quindi per l'espressione che è veramente tutt'uno con l'Hammond. Infatti se facciamo... Qui sentite questa oscillazione del volume? È proprio data dal pedale d'espressione che è veramente tutt'uno... Quindi questa sporcizia con il pedale d'espressione, questo suono un po' dirty, dato proprio da questa sporcizia della percussione e da questo key click, che in questi coloni si può anche enfatizzare, questo suono che deriva dall'attacco. Che all'inizio appunto era proprio un difetto e poi è diventato veramente una caratteristica dell'Hammond. Ecco, questi elementi concorrono a fare dell'Hammond uno strumento incredibile che si può suonare veramente in più stili. Ultimo esempio nel gospel, che è proprio diciamo un genere in cui l'Hammond ha veramente avuto una grandissima ha trovato una grande espressività, soprattutto in organisti come Billy Preston o anche Twinkie Clark, che vi invito ad andare a ascoltare. Ok,
spero che questa veloce presentazione dell'organo Hammond vi sia piaciuta e magari non mancheranno altre occasioni di scendere nei particolari, sia funzionali che stilistici. E come al solito, se vi fa piacere lasciate commenti, solo positivi, anche negativi, scherzo. E spero di vedervi presto, un abbraccio, ciao ciao.